Un paese sempre più spaccato tra nord e sud, uomini e donne, ricchi e poveri, disuguaglianze accentuate dall'emergenza Covid. È la fotografia dell'Italia 2020 che ogni anno scatta l'Istat nel rapporto annuale. A metà del 2020 il quadro economico e sociale si presenta eccezionalmente complesso e incerto. Al rallentamento congiunturale del 2019 si è sovrapposto l'impatto della crisi sanitaria e nel primo trimestre il PIL ha segnato un crollo congiunturale del 5,3%. I segnali più recenti includono inflazione negativa, calo degli occupati, marcata diminuzione della forza lavoro e caduta del tasso di attività. Una prima risalita dei climi di fiducia. Un ciclo di incontri sui territori dedicato all'ascolto delle imprese per individuare soluzioni efficaci e rapide per il rilancio. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa promossa da SACE e Confindustria che da luglio si snoderà lungo tutto lo Stivale a partire dalla Campania per poi proseguire in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio, Friuli, Venezia, Giulia e Sicilia. Al centro del confronto, organizzato in collegamento web, le misure già operative per far fronte alla crisi e quelle finalizzate alla ripartenza economica. I rappresentanti di SACE, insieme ai vertici delle Confindustrie regionali e territoriali, illustreranno le reciproche esperienze per individuare quali strumenti mettere a punto per scongiurare gli effetti della pandemia. L'antitrust, sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, ha avviato due procedimenti istruttori nei confronti di Alitalia e Volotea. Oggetto dei procedimenti è la vendita di biglietti che sono stati in seguito cancellati dalle due compagnie aeree a causa del Covid-19, pur trattandosi di servizi da svolgere in un periodo nel quale non sarebbero stati vigenti i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi. Entrambe le compagnie hanno offerto l'erogazione di un voucher al posto del rimborso del prezzo del biglietto già pagato dai consumatori. Inoltre, sia Alitalia che Volotea non hanno fornito un'adeguata informazione ai consumatori quanto ai diritti spettanti in caso di cancellazioni. Dal 15 giugno al 13 agosto è possibile per le aziende con un giro d'affari fino a 5 milioni ottenere un bonus a fondo perduto del 20, 15 o 10% sui minori incassi inferiori ai 2/3. L'economista Gianni Lepre. Per le aziende che hanno subito un calo di fatturato facendo il raffronto tra aprile 2019 e 2020 c'è la possibilità di ottenere un fondo perduto che sarà del 20%, del 15% o del 10% a seconda del giro d'affari. Per le aziende fino a 400.000 euro, per le aziende fino ad 1 milione di euro e per quello fino a 5 milioni di euro. Oltre 5 milioni non è possibile ottenere il fondo perduto. Tra le altre cose è una pratica che consigliamo di fare subito facendo la domanda all'Agenzia delle Entrate perché c'è la possibilità di ottenere subito il rimborso da parte della stessa.